Bellinzone in provincia di Udine ospita un importante weekend di mountain bike orienteering, l'evento che assegna il titolo italiano sprint e la middle distance valida invece come Coppa Italia, un appuntamento in piena estate con un gran caldo che viene dopo una serie di impegni che hanno visto gli azzurri ottenere anche importanti risultati in stagione al via attesissima. L'atleta locale di Poggio Terza Armata, Iris Specolari, fresca di titolo mondiale Under 23 in Lettonia, confermata anche la presenza del vincitore della gara di Coppa del Mondo Sprint, il trentino Fabiano Bettiga. GS Pavione, weekend intenso, allora che vi racconteremo come sempre col solito Pietro Ilarieti. Ciao Pietro. Ciao, buongiorno a tutti. Sì, siamo qua con il grande orienteering in piena estate, l'ultimo degli appuntamenti di Rai Sport con l'orienteering quest'anno, ma sarà veramente una sfida intensa in un posto meraviglioso nel contesto di Sportland, questi comuni che si sono uniti all'insegna dello sport, che è il contenitore principe per le attività poi anche sportive all'aria aperta. Collaborazione tecnica per l'occasione del prezioso Roberto Lorenzi. Andiamo subito a sentire la voce dei protagonisti. È l'assessore Lorenzo Cracogna che ci dà il benvenuto qui a Venzone. Quali le peculiarità di questo territorio, assessore? Buongiorno a tutti, innanzitutto benvenuti nella nostra comunità. Siamo in provincia di Udine, vicino alle Prealpi Giulie. Siamo lambiti dal fiume Tagliamento, quindi una regione perché va dalle montagne al mare. Venire a Venzone innanzitutto per vedere una cittadella medievale, ricca di cultura e di storia. Abbiamo l'aspetto poi legato alle famose mummie di Venzone, che meritano sicuramente una visita. Oltre a quello, possiamo trovare diversi percorsi, sia per le biciclette, sia per delle camminate immersi nella natura e, perché no, sicuramente la buona cucina friulana. Ivan Serafini è il presidente del Team Sky Friuli. Innanzitutto, chi siete e che cosa andiamo a vedere questo weekend? Allora, noi siamo una società nata nel 2016 da volontari che praticavano atletica e corsa in montagna. Ci piacevano fare sky race e di conseguenza ci siamo buttati sempre sulle montagne. Nel 2019 ho avuto voglia di iniziare a provare l'orienteering, da quella volta mi sono innamorato e ho iniziato a praticare prima al CO, adesso l'MTBO e vediamo CO magari quest'inverno. Gara sprint, che tipo di tracciato troveranno i nostri atleti? Allora, gli atleti troveranno un tracciato inizialmente su terreno ghiaioso, con tratti di salita e molto ondulati, molto sconnessi da zone torrentizie, poi passeranno in un tratto cittadino, mix tra boschetti e parchi, per poi entrare nelle mura di Venzone e sfilare, diciamo, coi tamburi in piazza Municipio. E allora abbiamo visto i tamburi in piazza Municipio, qui vediamo anche Venzone, siamo in Friuli, provincia di Udine, per questa prima, no, di orienteering da queste parti, grande organizzazione locale con Serafini che ha voluto portare il grande orienteering di livello nazionale, Pietro. È così, complimenti a Serafini e a tutto il Team Sky Friuli che stanno portando avanti, stanno così facendo crescere l'orienteering anche in questa porzione della provincia di Udine. È una società che per la prima volta dà vita a un evento così importante di livello nazionale, mentre parte Michela Gigon austriaca, e dicevamo loro che si sono cimentati già l'inverno scorso, volevano organizzare lo sci orienteering, poi la mancanza di neve aveva fatto sì che le gare venissero annullate, ma ci riproveranno, sono molto attivi nell'organizzazione anche di gare in montagna, di sci alpinismo, e quest'inverno potrebbero ritornare anche con lo sci orienteering, che è tanto che non commentiamo, quindi speriamo di vederlo quest'inverno. Insomma, parte Dante Osti dalla Valsugana e la favoritissima, nonché beniamina di casa, Iris Aurora Pecorari, fresca di titolo mondiale Under 23 e ben 3 medaglie d'oro agli europei, quindi è veramente la più attesa oggi. Cartina sul manubrio, qui non si corre ma si pedala, questa è la mountain bike orienteering e qui Rossetto che al via anche lui per quanto riguarda questa prova, Luca Dalla Valle che tanti titoli ha vinto in
passato, e poi lì abbiamo visto anche Fabiano Bettega pronto per partire. Dicevamo, Pecorari e Bettega sicuramente a impreziosire il cast dei partecipanti, però a insidiare Iris Pecorari ci sono le fortissime austriache, Katia Walter, Michela Gigon, abbiamo già visto, le italiane Scaravonati, poi anche Lavarotti, Chiara Magni, e in campo maschile Elite invece c'è Blasch e Dudic che sono e arrivano dalla vicina Slovenia. I principali avversari italiani di Bettega saranno invece tre volte campione del mondo, dicevamo proprio prima, tanti titoli, Luca Dalla Valle, il vicentino Riccardo Rossetto, Dante Osti che abbiamo visto proprio in partenza, Pietro Turra e altri ancora. E qui una bella immagine di Bettega, che è praticamente il favorito di oggi, anche se non viene da un grande periodo, viene da 15 giorni di antibiotici, si è ammalato dopo le gare internazionali dove ha vinto in Coppa del Mondo, e qui sta andando molto bene, la sprint è il suo terreno, lui dice mezz'ora di gara posso tenerla, nella long di domani non farò bene probabilmente, ma oggi è praticamente l'uomo da battere, e Dalla Valle e Rossetto dovranno veramente lottare fino in fondo. Ci sono presenti anche, come diciamo, degli sloveni, dei cechi, però diciamo arrivare sul podio in Italia adesso è dura anche per loro, perché il nostro livello è molto alto, come molto alto il livello di Michela Gigon, sette volte campionessa del mondo. Ecco, allora dicevi Fabiano Bettega che dopo le gare in Lettonia si è ammalato, quindi antibiotici per lui, comunque voleva esserci qui, anche perché queste prove friulane sono un utile banco di prova in vista poi degli appuntamenti, come dire, internazionali di fine stagione, no Pietro? Soprattutto quelli che sono i mondiali di agosto. Sì, è così, avremo questi mondiali in Bulgaria e i nostri arrivano decisamente agguerriti. Bettega dice mi sono ammalato nel momento giusto, perché adesso ha anche tutto il tempo per recuperare, e c'è una certa attenzione anche a livello internazionale, pensa che la federazione internazionale ha parlato di Iris Pecorari come l'italiana astro nascente, quindi c'è molta attenzione. Lei fortunatamente non sembra essere una che soffre questo tipo di attenzione, anzi è una sempre molto concentrata e molto esigente con se stessa. Qua nella prima parte di gara, sebbene oggi siamo a Venzone, in un bellissimo centro storico, proprio un bel borgo medievale con delle mura, la prima parte di questa prova, che durerà circa 25 minuti, si svolge in questa pietraia con queste, diciamo così, stradine, sentieri carsici molto difficili, perché mentre qua la Gigon sta leggendo la carta e quindi per quello che non la vedi pedalare, in quest'altra fase invece siamo in salita e le ruote delle mountain bike scivolano molto, infatti non sono molti quelli che pedalano e tantissimi spingono. Ma sentiamo l'ospite della puntata, un messaggio speciale. Io qua a Venzone, Zara Virgolin, atleta paralimpico, che porta un messaggio importante. Lo sport, lo sai, no? È forse lo strumento più potente per riportare alla vita e a dare gratificazione a ciascuno di noi. Per me lo è stato da bambino, quando per un tumore persi la gamba, mi permise di ritornare a sentirmi un bambino normale, no? E mi sto preparando per la Champions League col calcio amputati. Ho iniziato questo nuovo percorso l'anno scorso col Vicenza calcio amputati, che ci si mette tutti nelle pari condizioni, ci si toglie la protesi, si corre con le stampelle 7 contro 7 su un campo da 60 metri, e chi è in campo manca una gamba, il portiere giustamente non ha un braccio, no? Perché ovviamente le sfortune devono essere pari per tutti. E quindi dopo 35 anni da quel tempo in cui a 10 anni io ero stato selezionato nelle giovanili dell'Udinese, ho ripreso a calciare un pallone, e per me l'ingresso in campo è stato una cosa emozionante. Quindi dopo aver scalato il Mortirolo, tutte le montagne del Friuli Venezia Giulia, l'anno prossimo faremo tutti il tifo per Zara Virgolin in Champions League. Assolutamente, assolutamente. Guarda, il Mortirolo e le montagne rimangono da scalare settimanalmente, quella è proprio la base e il fondo. Però insomma, questa nuova avventura che mi riporta nello sport di squadra, mi riporta nell'agonismo, dopo anche gli anni di agonismo a livello ciclistico, è veramente una scoperta nuova, no? E allora complimenti a Zara Virgolin, grande esempio di come la vita si affronta sempre con un sorriso. Sì, assolutamente. Guardate, ci possono essere dei momenti bui, però dopo si ritorna sempre alla luce, assolutamente. Il fatto che ritorni sempre la luce è davvero un bel segnale, davvero un bel messaggio. Sì. Fabiano Bettega intanto qui, tu dicevi prima Iris Pecorari non
paga la tensione, paga però un pochino il caldo, no? Ci diceva sì. Una giornata davvero sempre, molto, lei molto sempre calda. Soffre tremendamente il caldo e che ci vuoi fare? Sono caratteristiche, ognuno di noi si trova meglio in certe condizioni climatiche, lei patisce il caldo ma va forte ugualmente, quindi evidentemente riesce a soffrire per quei minuti, quelle ore necessarie a seconda che sia una sprint o una long, e poi a volte dice mi dimentico di bere, però anche quando è successo al mondiale, eccola, che si è dimenticata Aurora di bere, ha vinto, quindi oggi sta andando molto bene. Anche Michela Gigon riconosce il suo valore e ha il miglior intertempo al momento davanti alla Gigon e a Chiara Magni, che è una ragazza che oggi sta andando bene. Pensa che Chiara Magni, che probabilmente vedremo in alcune immagini più tardi, è venuta apposta da Livigno per competere, lei che vive là ai 1800 metri di quota. Probabilmente oggi sì lei ha patito questo sbalzo di temperatura dai 20 ai 32-33 che abbiamo oggi a Venzone. Quasi 200 gli iscritti per il doppio appuntamento organizzato, come ricordava il nostro Pietro Ilarieti, dal Team Sky Friuli di Ivan Serafini, società di Gemona, attiva dal 2016, che da tempo è impegnata proprio nella promozione di questo sport, dell'orienteering, sport tra l'altro ritenuto in linea con i valori del territorio e all'insegna, come più volte abbiamo anche avuto modo di ricordare, Pietro, del rispetto dell'ambiente. Le prove sono organizzate anche col supporto del Comitato Fiso del Friuli Venezia Giulia, presieduto da Clizia Zambiasi, e qui la gara cittadina torna in città. Finalmente no? Vediamo questo bel centro, un centro Venzone. Bellissimo, mentre arriva Osti, è un centro che è stato anche sede di numerosi film. Qui si sono girati La Grande Guerra con Gassman e Sordi e La Mangano, e Addio alle Armi con Rock Hudson, quindi è veramente un paese bellissimo, un paese, tu pensa, che è stato completamente abbattuto dal terremoto e poi ricostruito con una tecnica particolare, ossia tutte le pietre degli edifici storici sono state prese, portate fuori, numerate e poi riportate, e hanno ricostruito praticamente tutto. Ci sono voluti quasi 15 anni, però alla fine è venuto un risultato bellissimo. Avevamo avuto 100.000 sfollati in quell'occasione e, come dicono loro, il Friuli non dimentica. Ma mentre non ci dimentichiamo di Iris Aurora Pecorari, che sta arrivando, è sicuramente il miglior tempo, bisogna solo capire a quanto fermerà il cronometro, e sono 30 minuti e 55 secondi e prima, ma arriva anche un altro super Fabiano favorito Bettega. Però ha seguito, attenzione qua, un incidente, un imprevisto, una ragazza che ha attraversato un po' sbadatamente e adesso un po' di rabbia, un po' di tensione in concorrenti, poi Bettega ritorna a vedere, non è successo niente, la ragazza sta bene, e arriva Chiara Magni con il suo ottimo tempo, Stella Varotti invece Fabiano Bettega chiuso in 25:12 nonostante l'incidente. GS Pavione è sicuramente il miglior tempo, così come quello di Iris Aurora Pecorari in 30:55. Sì, lui era comunque davanti perché aveva raggiunto Dalla Valle, che partiva prima di lui, quindi era messo bene, non sapeva come era messo Rossetto. Arriva Michela Gigon con sì, un 32:54. Che va dietro a Iris Aurora Pecorari, 32:54, esatto. 30:55, la ragazza che correva in casa, la beniamina di casa, quindi vanno a vincere Fabiano Bettega e Iris Aurora Pecorari. Queste sono le classifiche: Bettega 25:12, Pecorari 30:55, se mi perdo, Orienteering Magnago, GS Pavione per il Premier 8 per il Trentino Fabiano Bettega. E qua siamo alle premiazioni, siamo nella piazza centrale, qui Iris Pecorari, abbiamo avuto anche l'assessore regionale Barbara Zilli, che poi è intervenuta, e con qui la premiazione in maglia tricolore appunto di Pecorari e Bettega, ma andiamoli a ascoltare. Questa bella maglia di campionessa italiana per Iris Pecorari, anche oggi vincitrice da favorita, complimenti. Grazie, è stata una bella gara, divertente, molto tecnica, e purtroppo avevo un po' di mal di pancia, però le gambe erano buone, quindi dai, prendiamo quello che viene. Sì, è sempre bello vincere in casa. E domani? Speriamo, vediamo come passa la notte, poi vediamo come va domani. Fabiano Bettega, la sprint è sempre il tuo terreno di caccia? Sì, ormai è la mia gara preferita, ma sì, lo è sempre stato.
E ormai credo sia il sesto campionato italiano di fila che vinco. Era uno dei miei obiettivi stagionali e dopo la recente anche vittoria in Coppa del Mondo, per me insomma una gran bella soddisfazione. Nel finale ci hai un po' spaventato, cosa è successo? Una ragazza che ha attraversato? Era una ragazza al posto sbagliato, al momento sbagliato, però sì, insomma dai, io sto sempre attento, ho visto che mi ha passato la strada all'ultimo secondo, è solo un po' di paura, niente di che. Alla fine non è successo niente, però insomma poteva essere anche un incidente serio. Per fortuna non è successo niente, Bettega è stato attento, bisogna sempre avere veramente quattro occhi perché chi se l'aspettava quell'attraversamento così improvviso. E passiamo alla seconda giornata, il caldo e il bel tempo ci accompagnano ancora, in questa middle si arriva fuori da Venzone in questo piccolo borgo, ma ascoltiamo ancora cosa ci dice Serafini. Seconda giornata di gare, middle si cambia completamente, si lascia il centro cittadino e si va nel bosco, sempre Ivan Serafini. Allora, secondo giorno si sviluppa con due partenze, la partenza degli elite e delle categorie diciamo con lunghezze maggiori avranno una parte prima boscosa con territori comunque abbastanza ondulati, saliranno in Serra Sant'Agnese, poi avranno di nuovo comunque un altro tipo di bosco, boscaglia, dove avranno tante sentieristiche dove potranno perdersi e perdere tempo. Bosco, boscaglia, prova abbastanza ondulata allora per questa middle valida poi per la Coppa Italia. Ricordiamo il trentino Fabiano Bettega, GS Pavione con il tempo di 23.12 e rispecco orari 30.55 se mi perdo Maniago, invece i nuovi campioni italiani di mountain bike orienteering nella prova che si è svolta, che abbiamo appena visto nella cittadina di Venzone. Ora ci addentriamo nei boschi. Sì, è subito che parte Iris Pecorari per questa middle, si parte qui dalla frazione di Ospedaletto e siamo praticamente lungo questa bellissima ciclabile dell'Alpe Adria, che è un po' il fiore all'occhiello, no? di questa parte di Friuli, una ciclabile che ti porta fino al mare. Parte Riccardo Rossetto in quella che è una prova, è la prova che lui aspetta perché è la gara che si tiene una giornata caldissima, mentre parte anche dalla valle, è una giornata caldissima e di resistenza. Dice: questa è la mia gara, pronto anche Fabiano Bettega, che oggi potrebbe patire un pochino fisicamente, forse non è il favorito, ma Fabiano Bettega, essendo un numero uno a livello internazionale, lo dobbiamo sempre seguire con grande attenzione. Qui è il punto più duro, mentre si sale in questo bosco, il punto più duro che abbiamo inquadrato poco fa, si sale a Sella Sant'Agnese, un ecco che ci sta passando ora Iris Pecorale, c'è una bellissima chiesetta ed è il posto dove gli abitanti di Gemona e del territorio vengono per fare anche solo una preghiera a Sant'Agnese. Ecco qui la chiesetta, è molto bello, molto raccolto. Per arrivarci si deve salire su questa strada, diciamo così, non proprio accessibile per tutti i mezzi, tanti a piedi, tanti in bici e qualche fuoristrada, solo però con permesso. E questi allora sono i passaggi della gara valida per il giorno numero 2, prova, lo ricordiamo, valida come Coppa Italia. Dopo la prova sprint a Venzone, questa prova media distanza su un percorso che prevede un dislivello altimetrico ed un chilometraggio nettamente superiori, fondo stradale anche difficile in alcuni tratti da affrontare in questa prova e tracciato duro, importante evitare più possibile, come sempre in questi casi, gli errori, bisogna avere mente lucida e, e controllare bene. Per questo sottolineavo e controllare bene la cartina posta sul manubrio. Gara dura anche oggi, guarda quanti concorrenti costretti a spingere, quindi qua le immagini dal drone rendono molto bene, mentre ringraziamo per le immagini da terra come queste Luciano Sonda, sempre disponibile a supportarci, e Michela Gigon con i suoi 7 titoli mondiali sta andando veramente bene e metterà in questo caso a dura prova anche Iris Pecorari. Qua Franco Traversi Montani viene dall'altopiano di Pinè, lui non combatte diciamo così per la categoria Elite, ma è un grande allevatore di talenti, è il padre dei fratelli Traversi Montani che tanto bene stanno facendo per l'orienteering italiano nel mondo. E sì, che a Venzone tra l'altro sono stati proprio premiati, perché ricordiamo che qui in Friuli sono stati premiati gli azzurri che in questa stagione hanno conseguito medaglie internazionali, premiazione col presidente Fiso Anesi. Eccoli e qua. Allora andiamo al focus sulle medaglie.
Oggi in Friuli si premiano i giovani, non arriviamo a 20 anni, una premiazione speciale per una stagione ricca di allori. Iniziamo Rado Kalk, tutta la soddisfazione per questi risultati importanti, bronzo, doppio bronzo europeo. Sì, sì, è stata una bella grande sorpresa e ha ripagato il lavoro che ho svolto prima per raggiungere questi obiettivi. Un riconoscimento importante, il tuo obiettivo in questo mountain bike orienteering che ti vede sempre più protagonista. Sì, diciamo che qua in Italia vado abbastanza bene con queste due vittorie che ho fatto questo weekend, ma diciamo che l'obiettivo è quello di fare bene anche agli appuntamenti internazionali e i miei prossimi obiettivi sono i campionati del mondo in Bulgaria a settembre. 20 anni ma sei il più anziano, ti aspetta presto un salto anche nella categoria superiore, ma quest'anno ce la godiamo così. Sì dai, quest'anno ce la godiamo così. Anche se mi piacerebbe confrontarmi qualche volta di più con la categoria superiore, appunto per il prossimo passaggio in elite. Iris, non celebriamo più i tuoi successi, ma qual è il segreto di questo gruppo? Il segreto di questo gruppo è divertirsi. C'è una bellissima atmosfera anche quando andiamo alle trasferte, questo non ti fa sentire la pressione prima delle gare e in questo modo riesci a performare al meglio. Pietro, la meglio gioventù allora, no? Sì, abbiamo voluto celebrare questi ragazzi perché rappresentano il futuro della mountain bike orienteering italiano. Ovviamente tra i premiati c'erano anche gli esperti Bettega e Dalla Valle, però in questo caso ci sembrava doveroso così questo breve omaggio che il comitato, in questo caso Friuli Venezia Giulia, ha deciso di assegnare. Poi ci sarà la premiazione ufficiale della FISO a fine anno, probabilmente ancora in Alpe Cimbra, e lì scopriremo magari chi sarà anche il nuovo presidente della FISO, perché la FISO si sta preparando, vedremo, a un probabile passo importante, però tutto dipenderà un po' da quello che sarà le votazioni, diciamo così, che si terranno a settembre con un'assemblea straordinaria. Manca ancora un po', intanto abbiamo visto Michele Matteo Traversi Montani, bronzo nella staffetta agli europei, anche ovviamente la Iris Pecorari, tre ori europei, oro mondiale, under 23 medaglia nella staffetta in Polonia, che hanno ricevuto i loro riconoscimenti da parte del presidente Fiso Anesi. A proposito di Fiso, presidente che ha stilato anche un primo bilancio, no, di questa stagione che ha visto chiudersi anche gli appuntamenti Fiso Rai, sì, con Anesi, che ha anche ringraziato la Rai per il lavoro e per aver garantito a questo sport una visibilità, ha detto lui, importante, ci fa piacere, no? È così, e noi ringraziamo te che sei con noi da tanti anni e i numeri ci danno anche ragione, e quindi ringraziamo anche gli spettatori che seguono l'orienteering. Qua Luca Dalla Valle oggi lanciatissimo, sta facendo registrare il miglior tempo, potrebbe essere, se confermato, il suo ritorno alla vittoria dopo un paio d'anni che trova sempre qualcuno che gli mette la ruota davanti. Sì, anche tanti infortuni per lui nel corso degli anni, sì, qualche problemino anche fisico. Ho visto in difficoltà invece un Fabiano Bettega che non è proprio sul suo, forse in una gara così, con questo caldo, in una situazione del genere. Sì, come diceva lui, essendo reduce da un periodo di antibiotici, non ha la resistenza necessaria. Chi sembra invece andare molto bene è sempre lei, Iris Pecorari, che sta facendo bene, meglio di Michela Gigon, che ha vinto il suo ultimo titolo in Italia, pensa, quando nel 2011, se non sbaglio, si sono tenuti i mondiali nel Vicentino, e sta andando veramente bene. Iris Pecorari legge la mappa e poi va decisa in direzione, in questo caso su un sentiero, poi vedi che prende questo sentiero che è quasi invisibile, però lei non lo ha visto bene sulla mappa ed è ben seguita sempre dal nostro cameraman. E ormai ci avviciniamo anche alla zona del traguardo per quanto riguarda questa prova valida per la Coppa Italia, con una Iris Aurora Pecorari davvero scatenata, la ragazza del semiperro orienteering Magnago, e poi un Luca Dalla Valle, come sottolineava il nostro Pietro Ilarieti, davvero in grande spolvero quest'oggi, Gronlight Orienteering Team, e qui una società del Trentino, mentre Pecorari, come abbiamo già avuto modo di ricordare, corre in casa friulana DOC, quindi per lei strade anche abbastanza conosciute. Qui torniamo
sul nostro Fabiano Bettega, oggi meno brillante come si sottolineava, però qui cerca in qualche modo di riportarsi sotto, di recuperare. Sì, tra l'altro questa è proprio una terra di ciclismo, perché qui a pochi chilometri a Buia abita Alessandro De Marchi, sì, e anche Milan, i fratelli Milan, sì. Medagliato olimpico, in particolare Johnny. Quindi è proprio una terra di sport, come dice proprio il concetto stesso di Sportland. Gemona del Friuli è stato il primo comune nel 2012, mi sembra, a partire con questo concetto, e poi le società come quella di Serafini mettono il contenuto e creano veramente una terra di sport. Eh sì, c'è tanto lavoro, tanti volontari che scendono in campo per cercare comunque di dare spazio anche a questi sport minori, questi sport outdoor. Intanto arriva Gigon, eccola qua l'austriaca, e poi Rossetto Riccardo, che sta andando piuttosto bene. Sì, bene. Oggi una buona prova quella di Riccardo Rossetto, che... ma meglio di lui. Eh sì, Luca Dalla Valle, che ha chiuso in 56,37. Un tempo veramente eccellente, perché Riccardo Rossetto ha chiuso in 59,22. Attenzione, Iris Aurora Pecorari. Benissimo, buon tempo, è la migliore. A proposito di tempi buoni, 1:25, ha fatto meglio di Michela Gigone. Terza ora Chiara Magni, e arriva Fabiano Bettega, invece non brillante, perché fa registrare un tempo che è 1:04, quindi al momento viene superato anche 56,37 di, esatto, Dalla Valle, insomma, superato anche da oggi Antonio, pagato, Mariani, sì. Eccolo qua la classifica: Dalla Valle, Rossetto, Mariani, Pecorari, Gigò e Magni per quanto riguarda il podio. E al tra femminile, i giovani invece vince Matteo Traversi Montani davanti al fratello Michele, e poi Michael Wild. Qui le premiazioni con il presidente Anesi, che sentiremo. Dalla Valle quindi dopo due anni torna sul podio davanti a Rossetto, un Rossetto dispiaciuto, dice: vado forte ma non riesco a vincere, e questa era la mia gara, perché c'erano le salite e c'era il grande caldo. E il grande caldo dimostra anche l'outfit di Iris Pecorari, che lei veramente soffre, via le maniche, via tutto. Sì, e allora sentiamo ancora i vincitori. Iris Pecorari, due vittorie in due giorni, meglio di così non si poteva. Sì, è stato un weekend impegnativo, c'era tanto caldo, io soffro tantissimo il caldo, soprattutto oggi era anche molto più lunga del previsto, fisicamente richiedeva molto questo weekend. Sì, vincere in casa è sempre bello, c'è sempre un gran tifo, e andiamo, ci prepariamo per settembre, e a metà settembre andremo in Bulgaria a correre i mondiali. Dopo due anni torna al successo Luca Dalla Valle, complimenti! Sì, dai, sono contento, questa stagione era già partita molto bene nelle gare internazionali, mi mancava una vittoria e oggi sono contento, dai. Era una gara un po' particolare, come quella di ieri, era un po' difficile da interpretare, ho fatto fatica ieri, oggi mi sono un po' adattato e dai, sono contento sia andata così. Ma la mia stagione adesso prevede la partecipazione ai mondiali in Bulgaria, spero di arrivare in forma, di far bene. Si chiude la stagione dell'orienteering su Rai Sport e non potevamo far altro che sentire il commento del presidente federale Sergio Anesi. Ma guarda, prima di tutto io devo ringraziare la Rai per l'attenzione che ci riserva ormai da sempre, e mi auguro che questa collaborazione possa continuare per tanti tanti anni. La federazione ha avuto dei grandi riscontri da parte della Rai, e quindi credo che il primo ringraziamento va indubbiamente a loro. Poi devo ringraziare i nostri atleti, che sono riusciti a darci delle grandissime soddisfazioni che abbiamo potuto tra l'altro vedere in televisione, e che hanno garantito al nostro sport anche una visibilità che credo sia stata davvero enorme. E in questo caso, trovandoci in Friuli, devo ringraziare l'organizzazione, devo ringraziare il comitato, un grande impegno con il progetto Mountain Bike Giovanile. È un po' un bilancio che ritengo sia estremamente positivo, soprattutto in questo caso per la mountain bike. Abbiamo avuto risultati a livello mondiale, a livello europeo, abbiamo avuto dei grandi risultati anche a livello nazionale. La soddisfazione del presidente Fiso Sergio Anesi. Allora, Iris Aurora Pecorari vince anche la prova di Coppa Italia, 2-2 per lei nel weekend. Luca Dalla Valle mette la firma sulla prova di Coppa Italia, quarto Fabiano Bettega, che il giorno prima aveva vinto il titolo italiano sprint. È tutto! Direi che è tutto, è stata un'altra grande stagione di orienteering. Ti ringrazio nuovamente a nome della Fiso e all'anno prossimo.
Grazie a te Pietro per essere sempre stato qua, grazie a Roberto Lorenzi per l'assistenza tecnica, grazie a voi gentili telespettatori. Rimanete con i programmi della rete, rimanete su Rai Sport.